In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli una parabola. Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due in un fosso? Un discepolo non è più del maestro, ma ognuno che sia ben preparato sarà come il maestro. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? Come puoi dire al tuo fratello, fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio, mentre tu stesso non vedi la trave che è nel tuo occhio? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio, e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dal tuo occhio del tuo fratello. Non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né vi è, d'altronde, un albero cattivo che produca un frutto buono. Ogni albero, infatti, si riconosce dal suo frutto. Non si raccolgono fichi dagli spini, né si vendemmia uva da un rovo. L'uomo buono dal buon tesoro del suo cuore trae fuori il bene. L'uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuori il male. La sua bocca infatti esprime ciò che dal cuore sovrabbonda. Buongiorno, ben ritrovati. Ben ritrovati all'ascolto di questa parola che questa domenica comprende la terza parte di quello che è chiamato il discorso della pianura. E in questa terza parte troviamo una raccolta di alcuni paragoni, qualcuno li chiama sentenze, parabole, che non sono ben collegati né con quanto abbiamo ascoltato domenica scorsa né fra di loro. Sono dei detti un po' staccati, pronunciati da Gesù probabilmente in occasioni diverse e inseriti qua dall'Evangelista Luca perché in vario modo illustrano bene il tema della nuova legge e del vero discepolo. Li prendiamo in considerazione quindi uno ad uno, senza cercare un filo conduttore che li leghi. Il Vangelo inizia con «Se un cieco guida un altro cieco, entrambi cadono in un fosso». Per Luca il paragone non va riferito solamente ai farisei del tempo di Gesù, ma va applicato anche ai discepoli successivi, ai maestri di oggi, a noi. È un rischio reale, un rischio in cui possiamo incappare tutti. Un rischio nel quale incorrono coloro che pensano di essere maestri che superano il Maestro Gesù, mentre devono ricordarsi che nessuno è al di sopra di Lui. Anche se sono maestri, anche cioè se hanno completato la loro formazione, devono ripetere fedelmente ciò che Gesù ha detto. La verità della parola del discepolo non sta nella sua capacità oratoria, nella sua abilità personale, sta nella sua fedeltà. Il secondo paragone. Mettere in pratica le parole di Gesù significa anche trovare il coraggio, alle volte, della correzione fraterna. Ma si può incorrere in alcuni pericoli. Ve ne illustro due. Per esempio quello di usare due pesi e due misure, una per sé e una per l'altro. Oppure quello di essere nei confronti dell'altro più rigidi, più impazienti di quanto non lo sia stato Gesù. La frase stessa che troviamo in questo paragone, permetti che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio, che sembra essere una frase innocua, persino cortese, in realtà è una frase che va contro alla carità e alla misericordia. Quando? Quando non ci si pone accanto all'altro, ma al di sopra di lui. Quando si assume l'atteggiamento di chi sa di più, di chi vede di più, di chi pensa di poter fare meglio e di più dell'altro. E arriviamo così all'ultima immagine, che è quella che
ci presenta l'albero e i suoi frutti. Immagine che ci chiama, ci invita ad avere la pazienza del discernimento, a non fidarsi, cioè, di quello che si vede, le tante foglie che rendono l'albero attraente, e a saper aspettare che sia il frutto, buono e bello, ad indicarne la fecondità. In questo modo si rivelerà la vera natura dell'albero, permettendo così di comprendere il mistero che sta alla radice. Se poi consideriamo che l'albero è una metafora dell'uomo, possiamo arrivare a capire, a comprendere cosa contiene il cuore dell'uomo. Può contenere il tesoro della presenza di Dio, ma anche una collezione di pagliuzze che custodiamo gelosamente. Qual è allora l'opera che il Signore si attende da noi? Qual è il frutto che il Signore viene a cercare sotto l'albero che siamo chiamati a diventare? Sembra che sia Gesù stesso a donarci la risposta quando aggiunge: dall'abbondanza del cuore parla la sua bocca. Il frutto, dice Gesù, è la parola. C'è una parola che costruisce, edifica, consola, accoglie. E c'è una parola che invece distrugge, ferisce, abbatte, calunnia. Il frutto buono e il frutto cattivo. Come possiamo superare i rischi e gli errori che alle volte compiamo nelle relazioni, nella vita interiore, nel rapporto con Dio e con gli altri? Come possiamo evitare di essere ciechi? Come possiamo non guardare solo alla pagliuzza che c'è nell'occhio dell'altro? E quindi come possiamo non dare frutti cattivi? Purtroppo in questa domenica la liturgia non ci fa leggere la conclusione del brano del discorso della pianura, e poiché con questa settimana entriamo nella Quaresima, questo brano non verrà letto, ma vi invito ad andare a leggerlo, perché là troviamo la risposta. Ascoltare la parola di Gesù e metterla in pratica. È come un uomo che costruisce allora la sua casa sulla roccia. Resiste quella casa. Al contrario dell'uomo che ha costruito la casa sulla sabbia, senza fondamento, e quando il fiume straripa e quando arriva la tempesta, questa casa crolla. So che è difficile, innanzitutto per me, mettere in pratica alcune pagine evangeliche, tra le quali questo discorso della pianura, ma ascoltare la parola di Gesù e cercare di metterla in pratica è la condizione che ci permette di vivere secondo gli insegnamenti del Maestro. Buona domenica e buona Quaresima. Thank you.